Allora, terminato X Factor, ha vinto Giossada. Sono contento perché comunque sia il ragazzo è valido, ha una voce incantevole, spettacolare. Io l'ho paragonato in passato anche a voci importanti come so, Joe Cocker, tipo Bryan Adams. Insomma, sono veramente contento che lui possa avere un percorso discografico e quindi risentirlo ancora. D'altra parte, però, i finalisti che sono arrivati erano tutti bravissimi. E forse avevano tutti e tre qualcosa in più rispetto a Enrica, perché comunque anche la capacità di tenere il palco, cioè Giossata comunque e Davide, detto Shorty, sono cantanti esperti, cioè si vede proprio quando hanno duettato con Cremonini, ha detto bene Elio, erano cantanti che duettavano col cantante, cioè, non c'era proprio nessun tipo di differenza, oltre il fatto che comunque quello si scrive i testi, le musiche. E loro ancora no, però comunque sì, hanno iniziato adesso il percorso, per cui sicuramente hanno le doti e le capacità per poterlo fare. Per quanto riguarda gli Urban, sono bravissimi, secondo me la loro collocazione, come diceva tra l'altro Elio, e lì si capisce che Elio è uno che ci capisce, due persone e una chitarra, stop. Secondo me qualsiasi altro inserimento va a turbare questo equilibrio. E sono due cantanti che stanno bene solo insieme, nel senso che separati ovviamente è improponibile un loro confronto rispetto a Davide o a Giossata. Insieme creano quell'armonia, quell'incastro che comunque li fa rendere, secondo me potranno vincere tutti e tre e nessuno avrebbe potuto di niente, ma in generale in questa edizione, tranne rare eccezioni, ho visto soltanto buoni cantanti.